Ma il problema è molto semplice. Qui non abbiamo un magistrato che ritiene che la legge sia sbagliata, si appella alla Corte Costituzionale per dire beh, questa legge è sbagliata. Cioè, ai magistrati non spetta legiferare, ma nemmeno non spetta neppure cancellare le leggi. Le leggi le fa il Parlamento e lei che è una parlamentare dovrebbe difendere il ruolo del Parlamento, giusto? Le fa il governo, vengono approvate dal Parlamento. Dopodiché alla magistratura tocca il compito di applicarle le leggi, giuste o sbagliate. Giuste o sbagliate, perché le approvate chi ha ricevuto un mandato popolare, non l'ha ricevuto. Il giudice ha un mandato popolare, il giudice applica la legge, mi perdoni. Dopodiché, qui siamo addirittura in un'altra categoria, perché il giudice ritiene legittimo disapplicare la legge, non è che dice, guardate, questa legge non funziona, non siamo neanche nel campo delle interpretazioni della legge, che siccome magari, come dice qualcuno, è scritta male, allora la interpreta. No, dichiara legittimamente che la disapplica. Certo, può fare. E quindi non esiste quella legge. Allora voi potete pensare che ci possa essere un giudice che decide improvvisamente, perché si è alzato la mattina, a seconda del suo sentimento, perché è autonomo, indipendente, tutte le belle cose che ci raccontiamo, e decide che la legge non esiste. Ma allora che cosa serve il Parlamento? No. Ma che cosa serve un Parlamento, un governo, un Presidente della Repubblica? Perché quello che vi dimenticate, per questioni prettamente politiche, perché questa sentenza va contro l'attuale governo, sono queste faccende. Primo, articolo 1 della Costituzione, è il popolo che è sovrano, non il magistrato. Il popolo è sovrano. Articolo 2, non è articolo 2. Altra questione, seconda questione, è che quella legge, così palesemente incostituzionale per un giudice di Catania, è stata firmata dal Presidente della Repubblica, che non ha avuto alcun dubbio sulla legittimità costituzionale di quella, perché poteva dire... Secondo me è sbagliata, sappiamo tutti, se lo diciamo qui, che tutte le leggi, prima di essere approvate, passano al vaglio degli uffici del Quirinale, prima di essere approvate, ci sono i suggerimenti, la moral suasion del Quirinale, e comunque il Capo dello Stato, quando il Governo o il Parlamento decidano di insistere, ha tutto il diritto di dire, guardate, questa legge non la firmo, la rimando, oppure può accompagnare la firma dicendo, secondo me è sbagliata, non ha fatto nulla di tutto ciò, però arriva una magistrata che improvvisamente decide che è incostituzionale. Magistrata che si occupa di migranti, è il suo mestiere, e guarda caso partecipa a una manifestazione come quella. Ma cosa dobbiamo pensare? Va bene, pubblicità.